Buonasera a tutti, iniziamo questa seconda parte della China Business Conference. Abbiamo parlato prima di rischi e opportunità del mercato cinese nel luxury goods, adesso entriamo nel vivo anche di un caso come quello di Keaton e con Pier Giorgio Dal Santo andiamo anche ad analizzare ancora meglio il consumatore cinese attraverso il caso Keaton. E abbiamo Pierluigi Stampacchia, che è il financial controller per la Cina di Keaton, che secondo me ci permetterà di avere una visione anche abbastanza efficace di quello che significa il mercato cinese. Poca poesia, perché poi ci contano i numeri. Molta poca poesia. Molta poca poesia. Passo subito la parola a Pier Giorgio, che così inizierà ad animare il dibattito. Grazie, ecco, sono felice che questo marchio sia qui presente, perché è un leader, è un esempio della italianità, napolanità, ecco, grazie, nel mondo, e non ha paura di nessuno. Quindi, essendo leader, è anche aperto in maniera molto gentleman il come, i successi, ovviamente con un certo limite anche sui numeri che si possono svelare, giustamente, però di condividere con un pubblico come voi come sono entrati in Cina, come hanno affrontato, imparato, cambiato le strategie strada facendo per diventare un marchio di forte riconoscibilità da parte dei ricchi cinesi, chiamiamoli così, gli abbienti, quelli che viaggiano e che vogliono vestirsi alla moda e in contatto con il resto del mondo. Quindi questo esempio gli facilita questo anche percorso dei consumatori cinesi. Quindi io sono fiero che qui a rappresentare l'azienda sia Pierluigi, grazie finalmente, a nome dell'amministratore delegato, il dottor De Matteis. Quindi lui ci spiegherà un po' il loro percorso e poi dopo approfondiremo sia con diciamo una conversazione sul consumatore del lusso cinese, che vi introdurrò, ma anche aprendo la platea agli altri relatori, così vi potrete anche voi fare delle domande specifiche su questo mercato affascinante, ma anche insomma pieno di insidie. Quindi a lei la parola. Grazie. Buonasera. Innanzitutto porto i saluti dell'amministratore delegato, che non è potuto essere oggi qui presente perché è impegnato dall'altra parte del mondo in questo momento per la Keaton molto, molto, molto performante. Inizio con una breve storia per chi non conosce il marchio Keaton. È un marchio di sartoria in scala diciamo industriale, ma che di industriale ha poco e niente. Siamo 500 sarti quasi, 750 persone impiegate nel mondo e siamo presenti in tutte le nazioni. Parte Keaton a fine degli anni 70, fine degli anni 60, scusatemi. Oggi abbiamo un total look e dal 2006 siamo presenti in Cina. La nostra storia in Cina inizia con un forte distributore, un distributore che dal 2006 al 2008 ha portato il marchio in tre città. Dal 2009, dopo un MOU, abbiamo iniziato un percorso insieme, nel senso si è creata questa joint venture, Goldkey, che ha portato dei risultati insomma abbastanza sicuramente positivi. Attualmente Goldkey è proprietaria al 100% della Keaton Shanghai. Goldkey ha un negozio su Hong Kong, 7 negozi Keaton Shanghai in Cina. 7 negozi in Cina che in questi anni non sono stati 7, ma sono stati 10, perché tra aperture e chiusure, oggi costantemente 7, ma le relocation poi portano ovviamente a questo tipo di dinamiche. La Cina è sicuramente un mercato dove tutti sono
rivolti oggi, veramente da ieri. Il problema è che la Cina oggi probabilmente è un mercato molto, molto più difficile di quello che uno può pensare. Faccio un esempio, noi pensiamo all'europea, che apriamo un negozio, benissimo, questo negozio facciamo un contratto 6 più 6, tecnicamente è un timing accettato in Italia e bene o male in Europa. In Cina massimo 5 anni ci è capitato, nella media sono 3 anni che il landlord concede gli spazi al brand, il che vuol dire che bisogna fare un business plan che rientra in 3 anni, cioè non ci sono altre strade. Poi se siamo fortunati e il landlord ci concede di restare, bene, se no noi nei 3 anni dobbiamo rientrare di questo investimento. Questo vuol dire che le dinamiche ovviamente sono di una velocità sconvolgente rispetto a quello a cui siamo abituati. In questi business plan così stressati ovviamente va a influire moltissimo il costo del personale, che come abbiamo visto con le presentazioni che mi hanno preceduto, che sono state veramente molto esaurienti, costo del personale che è diventato europeo se non superiore alla media europea per delle figure molto skillate. Questo che significa? Significa che bisogna cambiare proprio la mentalità di approccio al business in Cina. Noi siamo stati sicuramente bravi a creare un brand riconosciuto e con degli investimenti in Cina a farlo riconoscere. Ciò nonostante, andare in Cina è come ovviamente andare in un continente, quindi tu sei riconosciuto in Europa, in Cina nessuno ti conosce, puoi fare un investimento che tu giudichi importante in Europa, in Cina rimani una formica. Molto importante allora a questo punto diventa il posizionamento negli shopping mall. Diventa molto molto importante perché il cinese affianca la tua posizione rispetto a dei competitor che hanno dei nomi molto più altisonanti del tuo, e quindi c'è una logica di associazione al brand. Per continuare un attimo con la nostra case history in Cina, noi abbiamo attualmente 7 negozi, dicevo, in Cina, 2 su Pechino, 1 su Chengdu, poi abbiamo Taiwan, Hangzhou, Xi'an e Shenyang. La nostra dinamica è di una continua relocation dei negozi. Quest'anno, per farvi un esempio, era un anno di assestamento, era un anno di efficientamento dei negozi che abbiamo, e comunque 2 negozi li abbiamo dovuti cambiare punto e da capo, ci hanno spostato di location, e quindi un anno che doveva essere un anno tranquillo ha visto la riapertura di 2 negozi. Questo che significa? Che nell'azienda che vuole andare in Cina ci deve essere un'attenzione a monte. Ogni anno non bisogna investire per lo sviluppo, bisogna investire anche per il mantenimento, e bisogna investire in relocation appunto delle strutture esistenti, sicuramente in pubblicità per far conoscere il marchio, attività di co-branding, attività di VIP MTM e così avanti, e bisogna soprattutto inserire personale qualificato del luogo. La Cina porta con sé la difficoltà, abbiamo detto, di far conoscere il brand. Nel nostro caso porta con sé la difficoltà di far conoscere cosa c'è dietro il nostro prodotto. Il nostro prodotto è un prodotto ovviamente ipersartoriale, materiali iper esclusivi, con un pricing molto alto, e quello che a noi, quello che rende il nostro prodotto a volte veramente vincente sono gli store manager, che hanno una preparazione sul prodotto veramente molto forte. In Cina vale molto questo discorso della preparazione del personale.
Il cambiamento deve essere quindi un cambiamento sicuramente di visione, un cambiamento di mentalità, un adattarsi a queste dinamiche economiche esasperate, di mercato che va a una velocità a cui non siamo abituati. Noi siamo cresciuti passando da 9 milioni e mezzo due anni fa ai 15 milioni di vendite di quest'anno. Dovremmo chiudere intorno ai 15 milioni di vendite di quest'anno. Dal 2006 al 2010 la Cina è cresciuta nel lusso a doppia cifra, dove per doppia cifra intendiamo oltre il 20% ogni anno. Quindi sono dei numeri a cui chi non è ancora andato in Cina non è abituato. Per chi si affaccia oggi in Cina c'è una scommessa che è molto molto difficile, una scommessa che oggi costa veramente molto. Fare business in Cina oggi non è economico, oggi fare business in Cina è costoso. Ci sono dazi doganali all'ingresso, ci sono sugli utili che uno può percepire su Hong Kong c'è una doppia tassazione in Italia, quindi attenzione anche a questo aspetto fiscale. Ci sono degli investimenti nel personale che sono investimenti molto molto alti e ci sono dei fitti per le location che si vanno a scegliere che sono assolutamente top in Europa, dove si possono pagare anche 4.000 euro annui per il fitto, quindi al metro quadro, quindi un fitto veramente alto. Quello che bisogna valutare, un altro aspetto importante da valutare quando si va a fare un investimento in Cina è il costo del capitale. Iniziamo a parlare di un 8% quando si è bravi a scontare un buon prestito bancario. C'è un tasso interbancario che è al 6,5%, che per i nostri tassi interbancari è veramente un valore altissimo. Per le nostre strategie future in Cina, ovviamente abbiamo una serie di relocation da andare a fare, ovviamente speriamo che i landlord, apprezzando le nostre performance, confermino e ci portino avanti nel location prime dei loro shopping mall. Per far crescere il nostro brand c'è bisogno ovviamente di aprire in altre città, ma essendo la nostra fortuna è che siamo così piccoli che i margini di crescita ci sono ancora enormi. L'acquirente, il cliente cinese milionario, ci sono più milionari in Cina che in tutta Europa, quindi abbiamo una capacità di crescita, o almeno un target da raggiungere che sicuramente è molto molto interessante. Ci basiamo sui nostri negozi, consolidiamo i nostri negozi, dobbiamo ancora affrontare altre città che sono strategiche per il mercato cinese. Non siamo ancora presenti per esempio su Shanghai, che sicuramente è uno dei punti di attenzione per chi vuole stare in Cina. Pensiamo continuare la nostra, diciamo, penetrazione sul mercato, ben sapendo che comunque non saremo, che probabilmente non saremo un marchio che aprirà 100 negozi nel futuro. Però vogliamo continuare questa strategia perché sappiamo e abbiamo visto sulla nostra pelle quello che significa avere un peso che aumenta di anno in anno in Cina, ancorché piccolo, è un peso che per noi è significativo e molto importante. Grazie. Grazie a Pierluigi Stampacchia. Pier Giorgio, vedevo che prendevi un sacco di appunti. Ti posso interrompere solo una cosa, però? No, solo una cosa tecnica.
di servizio sempre. Dato che poi ci piace immaginare che ci sia un bel dibattito, iniziate già a farceli sapere quante persone vogliono intervenire, in modo tale che riusciamo poi a gestire questa fase. E ho fatto un segno, c'è Antonietta, c'è Gianluigi, insomma, fatecelo capire, diciamo, così gestiamo meglio i tempi. Bene, ecco, grazie Pierluigi per questa presentazione. Ecco, se ne chiedo se vuole aprire la PDF mia. Io ho portato qua una presentazione di tre quarti d'ora, ma non ve la presento, no, a questo orario qua. Però ci sono due slide sul consumatore del lusso cinese che vorrei, almeno a livello demografico, un po' comportamentale, e sapere cosa compra, chi compra, dove compra e quanto sta viaggiando e investendo nel 2014, credo che sia interessante. Però prima volevo chiedere a Pierluigi, è un puro caso che non siete a Shanghai come punto vendita, dove ci sono quasi tutti, o è una strategia voluta? Su Shanghai sicuramente siamo in lista, quindi ovviamente non portiamo come Louis Vuitton 10 marchi allo shopping mall, per cui lo shopping mall ci apre immediatamente le porte, oppure butta via qualcuno per strada pur di avere i 10 marchi. Non è una strategia non essere a Shanghai. Speriamo che in un futuro abbastanza prossimo riusciamo ad aprire una anche lì. Però sai, per noi aprire non è un discorso marginale, cioè non ci possiamo permettere di sbagliare oppure di fare degli investimenti avventati, quindi o siamo dove il brand mix è forte, dove c'è veramente il nostro target, o è meglio non aprire. Questo. No, io prendevo note perché hanno sempre degli spunti interessanti che poi insomma, ognuno di noi è diverso, da come ogni marchio è diverso nel mondo, quindi loro sono molto particolari. Io volevo condividere con voi un po' questo mondo del lusso cinese. Cosa vuol dire il lusso? Sono bei prodotti originali che nessun altro ha, quindi, e non c'è copia, non è industrially manufactured, quindi io parlo soprattutto di questo tipo di prodotto. Quindi quando i marchi vanno, che sia moda, scarpe, ma che sia food, transportation, entertainment, bisogna sapere chi sono i marchi di riferimento, chi sono i competitors. Ecco, nel caso della moda, che è il mondo che noi mastichiamo tutti i giorni tra i relatori qua e anche la Keaton, insomma, Louis Vuitton, i grandi gruppi, Kering, l'ex PPR, Richemont, bisogna guardare i loro dati, cosa stanno vendendo, meno gioielli, più accessori, più scarpe. E Dior sta quasi diventando il marchio più di riferimento adesso che Louis Vuitton, che è molto copiato, tutti ce l'hanno, quindi il vero lusso sono Chanel, Dior e questi altri marchi qua, che incluso Burberry, che però sta usando una strategia di marketing molto forte con i giovani. Economia a doppia velocità, yin e yang, sempre bilanciati, sempre psicologicamente molto forti. Ecco, le grandi città, le chiamavamo con Claudia le tier 1, io lo chiamavo le F1, non Formula 1, ma fascia 1, le grandi città, le prime 5. Ecco, lì è sempre più a livelli europei quasi. No logo, il consumatore del lusso cinese acquista il no logo, non vuole ostentare troppo, è più discreto, sta seguendo anche un po' il diktat del governo cinese, perché è a contatto. E in questo caso spesso ci sono i brand ambassadors, quindi i marchi che vogliono lavorare e vendere a questi ricchi delle grandi città di fascia 1 devono poterli seguire molto da vicino, attentamente. Poi nelle altre città invece, le fasce 2, 3 e 4, quelli all'interno, ecco lì è dove c'è la sfida, perché l'80% della popolazione si trova in quelle città là. Magari non sono pronti ad acquistare un prodotto come la Keaton, come Louis Vuitton, però
Bisogna tener conto di loro che un giorno saranno sempre più ricchi. Prego andare avanti. Dove sono questi ricchi cinesi? Quindi nella parte, le grandi città, cosa intendo come ricchi? Quelli con più di circa 1 milione di euro annui, e bisogna tener conto che c'è anche una ricchezza nascosta, quindi ci sono anche ricchi non accounted for, e bisogna saper comunicare anche con loro. Quindi sono nel nord, collocati nell'ovest, nell'est e nel southeast, soprattutto il Pearl River Delta Region che aveva parlato la Claudia prima. Andiamo avanti ancora un po'. Ecco, il profilo principalmente maschile, il ricco, quello che comanda, quello che ha le carte di credito, che magari li presta anche alla moglie o qualcun altro, quindi molto più giovane del ricco italiano europeo, in media 40 anni, quindi in confronto a Giappone, Stati Uniti, dove la media è sui 60 anni, è molto più giovane, quindi bisogna proporre prodotti per un giovane nuovo ricco, oppure addirittura di seconda e terza generazione di giovani ricchi di famiglia. Cosa piace fare? Viaggiare, leggere, bere, socially, giocare a golf. Questo non so cosa sia, errore di computer, andare negli spa, nell'hotel. Cosa compra? Soprattutto orologi, prodotti di collezione, arte, cose che durano nel tempo, che guadagneranno valore. Ed è anche comunque socially responsible, quindi attento molto all'ambiente, ai materiali, alla provenienza, quindi è molto educato. E gli piace soprattutto, adesso, servizi su misura, prodotto solo per me, con le mie iniziali, fatto per me, con un experience nel negozio molto, molto forte. Ma e sempre di più viene a Napoli, in fabbrica, perché vuole veramente sentire quel servizio del marchio molto da vicino. Ok, andiamo avanti ancora un po'. Cosa un secondo. Proprio per sposare il su misura che Pier Giorgio ha appena citato, noi ogni anno, due volte l'anno veramente, facciamo i trunk show inviando dei sarti che girano nei nostri 8 negozi in Cina con degli inviti assolutamente VIP che per 2-3 giorni per singolo negozio fanno meet measure, inviano gli ordini in fabbrica ad Arzano e diciamo per ogni stagione si rinnovano il guardaroba. Bene, poi approfondiremo ancora di più. L'ultima cosa, gli acquisti, dove acquista? Un terzo più o meno si dividono i consumi dei ricchi cinesi, un terzo a Hong Kong e Macao, giustamente perché sono vicini. Un terzo tra Stati Uniti e Europa, quindi nelle flagship shopping mall dei grandi marchi, o addirittura nel duty free perché non hanno tempo, sono sempre di corsa e vanno all'aeroporto di Hong Kong o di Zurigo o di Londra e li acquistano perché stanno aspettando il loro volo che parte tra 6 ore. Acquistano all'estero soprattutto perché il prezzo è in media dai 40 ai 70% inferiore a quello della mainland China, e quindi giustamente non vuol dire che non acquistano a casa in Cina. Infatti sempre di più, dopo aver avuto un'esperienza positiva, un bel prodotto, un bel servizio, sono contenti, è il prodotto per loro, lo acquistano anche, riacquistano e sono fedeli anche per il marchio in Cina. Quindi è importante avere negozi nelle due parti, usano molto regali e come ho detto prima, francesi, marchi francesi sono quelli più rispettati e poi quelli italiani. Ecco, io chiuderei qua, grazie per la pazienza a quest'ora, grazie. Passerei un po' più al concreto, che è un po' la nostra conversazione con Pierluigi e la Keaton. Su questo consumatore del lusso e come viene percepito, come sta evolvendo, molto rapidamente vi riconduco anche ad un articolo che ho scritto su Fashion Magazine, che gentilmente
una delle principali riviste del settore moda ha mandato qua una cinquantina di coppie, quindi c'è anche un mio articolo all'interno sul consumatore cinese del lusso, quindi quello che non vi ho potuto raccontare, magari quasi tutto è all'interno di quell'articolo in italiano o in cinese, dipende come preferite. Noi abbiamo tutti noi una definizione diversa della parola lusso, gli italiani, io, lei, i cinesi. I cinesi addirittura lo vedono come un prodotto bellissimo, originale, fatto su misura, ma nello stesso tempo tantissimi cinesi lo vedono come uno spreco, ostentare, avarizia, ecco, vedi, avarizia. Quindi c'è un po' questa contrapposizione, e quelli invece che non sanno che cos'è il vero lusso, i marchi devono educarli su cos'è la nostra produzione, da dove vengono i filati, cosa vuol dire l'essere, insomma, napoletano che viene trasferito in prodotto. Ecco, per me il lusso è aver tempo di, insomma, godermi di questi bellissimi prodotti, avere il tempo libero. Per te cosa vuol dire lusso? Sicuramente avere il tempo per poter anche contemplare quello che sto per scegliere, per poterlo giudicare, valutare, semmai con uno store manager che mi offre un calice di champagne e sa coccolarmi, mi fa sentire una persona sicuramente importante. In quel momento mi può vendere di tutto, perché mi sta valorizzando fondamentalmente il tempo. Noi cerchiamo di valorizzare il tempo del nostro cliente tipo, che non abbiamo un turnover di clienti molto alti, evidentemente, però al nostro cliente bisogna trasferire la qualità del prodotto. Ci vuole del tempo investito, da investire sul cliente, e bisogna fargli capire che cos'è una spalla napoletana. Si deve avere il tempo di aprirgli una cravatta e mostrare le sette pieghe, mostrargli, se non si ha il campione in un display del negozio ma si ha un libro, si deve mostrare come vengono imbottite col sughero le suole delle scarpe fatte a mano dai nostri artigiani. Questo, secondo me, fa parte del servizio di lusso che il cliente vuole, che il cliente desidera quando viene a spendere con consapevolezza. Poi ci sono anche quei clienti che spendono per motivi di pricing, perché il pricing è alto e quindi automaticamente deve essere indice di qualità. E anche quelli fanno piacere, perché no? Ecco, infatti sulla questione del prezzo, il consumatore cinese è in grado di capire questa qualità di prodotto e di marchio senza dover prettamente comprare un prodotto di elevato prezzo. Non so se mi sono spiegato. È in grado il consumatore Keaton o il consumatore cinese abbiente in generale a scegliere adesso solo il vostro marchio, oppure entra e dice: ah, io ho già visto altri due o tre marchi, vostri concorrenti, però voi avete su questo prodotto siete più alti di prezzo, allora deve essere buono. Ragiona ancora così? Mi sento di rispondere non proprio. Cioè, il consumatore cinese a parità di prezzo tra una scarpa Keaton e una John Lobb prende quella che ha il marchio riconosciuto. Sta cambiando a livello anche culturale, il consumatore cinese di fascia alta è più educato, viaggia di più, quindi dà ovviamente un peso anche alla manifattura, alla qualità. Non so con che tempistica si arriverà a un cliente cinese che sia più, tra virgolette, europeo che il cliente cinese che compra per
per il marchio. Noi abbiamo avuto dei ritorni interessanti e uno sviluppo sicuramente buono, ottimo per il nostro marchio, che ripeto è un marchio piccolo e quindi in quanto tale ha davanti a sé una capacità di sviluppo più grande di un marchio affermato in Cina da molto tempo. Grazie. Più che pubblicità, la Keaton racconta la sua storia, no? Diciamo, tramite interviste, articoli, vi vengono a trovare, vedono un'azienda molto unica, ma il cinese vi ha conosciuto tramite questi racconti o avendo visitato il negozio a New York, a Londra? Come viene a contatto questo nuovo consumatore che è all'interno della Cina, che insomma sta solo iniziando a uscire adesso? Come dicevo all'inizio, noi abbiamo iniziato con un'attività di distribuzione e durante questa attività di distribuzione sono stati anche fatti diversi eventi ovviamente eventi VIP che possono riguardare tournament di golf, possono riguardare co-branding con automotive di livello top successivamente abbiamo avuto anche dei cinesi che sono venuti a vedere come si lavora un capo in fabbrica qui ad Arzano, hanno mangiato alla nostra mensa che è totalmente napoletana come tutto il nostro mondo, sono rimasti affascinati dal livello organizzativo sartoriale che noi diamo alla nostra azienda. E sicuramente avvicinarsi alla nostra azienda per loro è stata una scoperta, perché non immaginavano forse tanta sartorialità e tanta artigianalità nel nostro prodotto. So che voi fate degli trunk show, come li definivi prima, nel senso portate i mastri sarti da Napoli, da Arzano, e convogliate vari clienti nelle zone dei vari punti vendita, anche all'interno. Però nello stesso momento siete molto discreti con il loro nome, a volte ci sono degli imprenditori molto importanti e andate anche a casa loro. Ecco, dopo che acquistano il primo vestito e sono contenti, come vi tenete in contatto con loro, insomma, in questa stessa maniera discreta? Come dicevo prima, un'attività fondamentale è quella svolta dagli store manager, quindi il proporre a questi clienti VIP la nuova collezione, il consegnare la nuova collezione, nello stesso tempo portarsi un sarto che gli prende le misure per fare il nuovo ordinativo, un continuo, diciamo, stare dietro alle esigenze del cliente, un continuo proporgli novità, farlo divertire, perché il cliente è un cliente che per spendere quelle cifre deve anche divertirsi. Sicuramente il fatto di avere il sarto inviato da Arzano è un qualcosa che lo fa divertire parecchio. Io ho sentito, quando ho intervistato il dottor De Matteis, mi ha insomma permesso di sapere, di raccontarmi di un caso dove proprio un imprenditore della settore siderurgia nel centro del paese della Cina, che ha avuto insomma una visita proprio in fabbrica di un sarto della Keaton. Ecco, questo è uno dei casi particolari. Una cosa che hai menzionato, il fatto che il consumatore cinese ricco è più giovane, effettivamente chiede anche dei prodotti un po' più casual, un po' più da country club, un po' più da comodi. Vuoi condividere un po' la differenza, diciamo, di vendite a livello del sartoriale, formale, e questa parte più, chiamiamo, sportswear?
diciamo, dati sulla tipologia di vendita, ora mi sono anche difficili da riportare, evidentemente, non li ho alla mano, non ce l'ho sotto mano. Per quanto riguarda il discorso sportswear, assolutamente hai ragione, il cliente cinese è più orientato, è molto orientato allo sportswear, il che non vuol dire che non vendiamo il nostro capospalla, che assolutamente va molto forte, ma è lo sportswear che va veramente veramente forte nel mercato cinese, oltre forse quello che ci aspettavamo. Quindi un cliente sicuramente giovane, che semmai quando si accosta al capo più classico preferisce quello decostruito, quello più sportiveggiante, e anche quello poi più lavorato, perché sono capi anche molto lavorati. O magari un giorno, dopo aver acquistato tanto casual, acquisterà anche un vestito per lavoro o per cerimonia. Acquista anche il vestito, diciamo il vestito classico, semmai non per cerimonia, ma con una fantasia per renderlo più mettibile, semmai tutti i giorni, ma già lo compra. Grazie, diciamo.